quando il ministro Fitto, poi ho riletto, pare che abbia dichiarato proprio così, ha dichiarato che il governo non ha alcun obbligo, previsto in nessuna legge, di dare le risorse alle regioni. Signori, credo che sia la prima volta che un ministro abbia fatto una tale dichiarazione irresponsabile sul piano politico e incompetente sul piano giuridico. Caro governo, hai il dovere, l'obbligo di dare fondi di sviluppo e coesione alle regioni. Vorremmo sentire anche la voce della Presidente del Consiglio, perché qui abbiamo avuto un governo che ha continuato a litigare sul terzo mandato e a dividersi. Noi vorremmo invece che il nostro governo si concentrasse per prevenire ed evitare la terza guerra mondiale, che ormai è alle porte, perché attenzione, una strategia militare che si è rivelata completamente fallimentare. Adesso sta portando a un'escalation che noi avevamo previsto, avevamo denunciato, era per questo che era necessario investire invece sforzi diplomatici nel cercare comunque un dialogo, per quanto difficile, quindi un negoziato di pace. Non si è investito in questa direzione, con pervicacia e pertinacia, se invece si sta inseguendo questa strategia, non si vuole ammettere il fallimento che è sotto i nostri occhi, e adesso addirittura il rischio del terzo conflitto mondiale. Permettetemi di dire che sono qui a Napoli per rilanciare proposte e soluzioni per le persone che sono in difficoltà e cercano lavoro. Il governo Meloni è un governo che si preoccupa soltanto di tagliare e soprattutto di tagliare laddove fa più male, cioè graziando le banche sugli extra profitti e invece facendo cassa sulle persone che sono in povertà con 2 miliardi. Noi invece oggi siamo qui per una soluzione che rafforzi una cintura di solidarietà e di rilancio nel segno della riqualificazione professionale, di corsi professionalizzanti per coloro che cercano lavoro e sono famiglie in condizioni di assoluta difficoltà. Oggi anche la notizia che 2 milioni di famiglie rischiano di perdere casa. Il governo mi sembra che non abbia contezza delle vere emergenze del paese. Ha il dovere di non dividere, come ha detto il Presidente Mattarella, l'Italia, che è una Repubblica una e indivisibile, in 20 mini repubbliche. Saremmo tutti perdenti. E allora, caro Ministro Fitto, rileggiti la nostra Costituzione. Perché se non hai trovato quell'obbligo, c'è la solidarietà nella nostra Costituzione e la responsabilità per gli incaricati di pubblico servizio di agire con disciplina e onore, è scritta nella